La nascita a Pesaro di un centro per l'autismo sembrava praticamente cosa fatta, ma la Regione Marche, tramite l'assessore regionale Filippo Saltamartini, ha comunicato nei giorni scorsi che il centro non sorgerà in via Vatielli, dove era previsto, al posto dell'ex asilo. Secondo la Regione, il progetto per la realizzazione della centrale operativa territoriale, prevista nello stesso punto, limiterebbe la funzionalità del nuovo centro per l'autismo. Sarà necessario quindi cercare una nuova collocazione. Andrea Biancani, vicepresidente del Consiglio regionale, si è espresso così sulla questione. Un argomento che sto portando avanti ormai da oltre 5 anni, perché ritengo che la città di Pesaro si debba dotare appunto di un centro per l'autismo molto importante, non solo per le persone in qualche modo che soffrono di autismo, ma soprattutto per le loro famiglie. Nel 2018, con la precedente legislatura regionale, avevamo previsto le risorse per poterlo realizzare. Nel 2019 abbiamo individuato un locale, che è l'ex asilo di via Vatielli, via Alfano, e poi ovviamente nel 2020 c'è stato il cambio, ci sono state le votazioni. Buonasera, e da quando sono partiti, io ho presentato 5 interrogazioni per sollecitare la nuova giunta regionale. A 2 anni e mezzo, dopo aver fatto 5 interrogazioni e avermi sempre garantito che quello poteva essere lo spazio adatto, è venuto fuori che questo spazio è incompatibile rispetto alla centrale operativa territoriale. Centrale operativa territoriale che l'attuale giunta regionale ha previsto in questo centro appena un anno fa. Io avevo denunciato da subito la incompatibilità delle due strutture, mi hanno detto che ero un demagogo e che stavo facendo una campagna che è un terrorismo psicologico nei confronti delle famiglie. Ebbene, l'altro giorno c'è stata la risposta ed è stato confermato che le due strutture sono incompatibili, quindi hanno deciso di non fare più il centro per l'autismo nell'ex asilo, e ad oggi a 5 anni occorre ripartire da capo, occorre individuare un nuovo spazio. Ricordo che appena 2 mesi fa la stessa giunta regionale ha proposto una variante urbanistica che è stata approvata in consiglio comunale, quindi veramente non hanno la capacità di poter programmare, di poter pensare a programmare quelle che sono le strutture di cui il territorio ha bisogno, ma a rimetterci saranno sicuramente le famiglie.